ARPO è stata la prima associazione, che si è costituita in Abruzzo, nel 1988 e ha rimesso insieme 174 aziende di allevamento ovicaprino con un patrimonio zootecnico di oltre 44.000 capi di bestiame. Questo è stato un elemento fondamentale perché già nel 1996 la Comunità Economica Europea ha messo, diciamo, fuori legge, le nostre aziende che ancora, si basavano sull'allevamento tradizionale ed estensivo e quindi al pascolo, quasi per l'intero periodo dell'anno, vietando per esempio la mungitura in zone che non fossero piastrellate, provviste di acqua calda e fredda. Se si pensa che 5 mesi l'anno i nostri animali sono allevati in alta quota, oltre i 1500 metri di altitudine, molto spesso in aree protette, è chiaro che si comprende come è impossibile, utilizzare o potersi avvantaggiare di strutture, in muratura, e quindi la mungitura stessa veniva effettuata sui pascoli. La forza dell'Associazione Produttori Ovicaprini è stata proprio quella di poter far riconoscere delle deroghe per queste normative europee, riconoscendo appunto il prodotto tradizionale, il prodotto, di montagna, come un prodotto assolutamente da salvaguardare. Oggi fa parte dell'Atlante dei prodotti tradizionali della regione Abruzzo proprio il pecorino di stazzo, che è questo prodotto che si ottiene in maniera assolutamente, tradizionale, assolutamente naturale, lavorando, mungendo e trasformando, come 2000 anni fa, garantendo comunque al tempo stesso una totale sicurezza, dal punto di vista della salute del prodotto alimentare. Fra i progetti più significativi che l'Associazione Produttori Ovicaprini ha realizzato, è stato appunto lo studio e la progettazione di caseifici mobili, che ha consentito, di realizzare la possibilità della caseificazione anche in alta quota. Unitamente a questo si sono realizzate anche, mungitrici su 4 ruote, in modo che possano seguire il gregge a seconda dei periodi dell'anno.